Un grazie di cuore ai pochi ma buoni e volenterosi camminatori senza pretese che domenica 6 novembre si sono incontrati a El Cito, nella riserva del Monte San Vicino, per una nuova passeggiata in compagnia tra amici e in totale libertà. La giornata si è presentata subito bene, il tempo era buono, anche se un po' freschino, con nuvole passeggere che a tratti lasciavano spazio a belle e calde schiarite di sole. Pronti a partire, ben equipaggiati come sempre e quasi di fretta per poterci subito riscaldare, ci accorgiamo però che telefono e GPS sono inutilizzabili. Niente paura, siamo pronti a tutto e decidiamo di fare alla vecchia maniera. Comincia così la nostra avventura. Imbocchiamo correttamente il sentiero 209 che ci conduce a Val Fucina, dove tra gli edifici rurali ci accoglie la modesta chiesina, l'abbazia di Santa Maria in Val Fucina, che forse per via dei lavori in corso non rende merito all'antico cenobio benedettino. Arrivati al bivio, scegliamo di non seguire il sentiero per il monumento di Canfaito, ma proseguiamo per i prati. Dopo una lunga, interminabile e faticosa salita alquanto ripida, con suggestivi scenari attorno, giungiamo finalmente sulla vetta del Monte Pulcino, quota 1119 metri sul livello del mare, dove facciamo una breve sosta sui prati per riprendere fiato e per godere del meraviglioso panorama che si stagliava davanti ai nostri occhi. Ripartiamo meno stanchi e più felici in vista della breve discesa che ci avrebbe condotto a Canfaito. Lì rimaniamo colpiti dai colori e dalla bellezza della natura. Ampi spazi verdi lussureggianti, intervallati da meravigliose faggette che sul letto di foglie rosse si stagliano alte in cielo. Uno splendido dipinto a mano. Pieni di entusiasmo, ci inoltriamo tra i faggi secolari, alla ricerca dell'esemplare monumentale da fotografare. Catturati i migliori scatti, raggiungiamo un bellissimo altopiano con vista spettacolare verso la dorsale appenninica e ci fermiamo per il pranzo. Ripresa la giusta energia, lasciamo i piani di Canfaito con un arrivederci a presto e torniamo sui nostri passi. Giungiamo al monumento e prendiamo il sentiero che inizialmente è un solco ripido e stretto, immerso nella faggetta, ma poi piano piano l'ambiente cambia e ci troviamo immersi nel bosco e poco più avanti nel largo pascolo di Val Fucina, in compagnia delle abituali mucche. Decidiamo di visitare il Cito, 820 metri sul livello del mare. Prendiamo quindi un'altra ripida ma breve salita e giungiamo nell'incantevole borgo medievale, anticamente un castello, costruito su uno sperone di roccia eretto a difesa dell'abbazia di Santa Maria in Val Fucina. Qui il tempo sembra essersi fermato e tutto sembra cristallizzato come in un lungo sogno. Abbiamo fatto un bel giro tra le vie strette e la piazzetta dove domina la chiesetta, ammirando, grazie all'altitudine, il paesaggio mozzafiato che abbraccia il minuscolo paesino incantato. Le dolci curve delle montagne e le vallate, il verde dei prati e il bianco delle rocce ci hanno regalato pace e armonia. E siamo tornati a casa stanchi, ma spiritualmente elevati. Un caro saluto a tutti e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Thank you.
I nostri amici abruzzesi, domenica al Monte Vettore, sul confine Abruzzo-Marche, bellissima montagna che affaccia sulla conca del lago di Pilato, ormai quasi estinto dopo il terremoto del 2016. Panorama stupendo dai vicini Sibillini, Monti Gemelli, Monti della Laga, fino alla catena del Gran Sasso. Giornata di sole, cielo azzurro e prima neve.